Andreatta, avviati. La stessa domanda che ho fatto a Seregni: impressioni positive e negative di questa tappa, al di là del risultato? Allora, sicuramente l'organizzazione qua di San Teodoro va ringraziata, perché loro ci mettono tantissima passione, e nella figura di Antonio, di Pier Murgioni, devo dire che sono stati grandissimi. Sicuramente ringraziamo il nostro sponsor Luca Zago, cioè, che ci segue dal punto di vista della preparazione, ci permette ogni volta di arrivare insomma in forma. Devo dire una parola: dal punto di vista negativo spiace che tanti dei nostri amici e coppie, soprattutto di alto livello, non ci sono state a questa tappa, e il motivo purtroppo va riscontrato nel fatto che a livello federale c'è poco interesse per questo sport, e spiace perché invece ci sono persone all'interno che hanno grossa passione e che ce ne mettono tanta. Andrebbe fatto qualcosa di diverso per questo movimento. Noi stiamo cercando tantissime soluzioni per cercare di avere una risposta sempre più positiva a livello di immagine, eccetera. Piacerebbe che tutti quanti si muovessero in questo senso. E ringraziamo inoltre anche Brianza Sport, un gruppo che ci segue dal punto di vista medico e tutto. E niente, siamo felici. Un buon terzo posto, dai. Rientrava nelle vostre aspettative o puntavate anche a qualcosa di più? Ma noi puntiamo sempre al massimo, ovviamente, ma è andata bene. Abbiamo replicato il risultato dello scorso anno, che siamo arrivati terzi proprio qui a San Teodoro, battendo nella finale terzo e quarto posto la coppia del Qatar, che tra l'altro si è appena qualificata per le Olimpiadi, quindi un buon risultato. Come diceva Andrea, è un peccato che molte coppie di alto livello manchino. Purtroppo la situazione è questa, quest'anno va così. Sono in corso molte proteste, perché tutti gli anni ci tolgono qualcosa, dimezzano molte premi, e se non hai degli sponsor veramente rischi di doverci rimettere tanti soldi. Anche facendo bene non riesci a rimborsarti quelle che sono le spese dell'alloggio, del viaggio, dei pasti. Per fortuna qui, come in altre tappe, gli organizzatori sono stati perfetti, ci hanno fornito i pasti, il pranzo durante il torneo, frutta, acqua, quanto ne volevamo, e per fortuna ci sono loro che ci vengono un po' incontro. Abbiamo visto una partita equilibrata, un set a loro, un set a voi. Poi nel terzo set, come ho detto a Seregni, fino all'ottavo punto eravate lì lì, poi avete preso il via.